dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring. Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Siamo di nuovo, stiamo sulla nuova serie di Walking Dead. Buona vigilia ragazzi, che cosa avete avuto? Me lo scrivete giù nei commenti. Ovviamente spero che questo video esca tra Natale ad oggi, che è il 24. E niente ragazzi, siccome volevo portarvi questa serie, io l'ho amata molto, ho seguito tutti i fumetti. E niente, per gustare al meglio questa di nuovo serie, non ho messo la telecamera, la fotocamera, non la metterò neanche tra gli altri episodi, perché potrebbe, diciamo, rovinare il video. Ma non perché io sono brutto, anzi il contrario, ma perché questo gioco merita tutto, veramente. Ha una grafica, ho messo quasi il massimo, ha una grafica buona. Ovviamente tratto da un fumetto chiamato The Walking Dead, appunto, potete vedere le serie su MTV, On Steam o On Demand. Quindi ragazzi, iniziamo, che dire, con questa nuovissima serie. Vedete, ho fatto anche una prova ragazzi, non ho giocato, ho fatto una prova se il gioco laggava o meno. E iniziamo. Qua ci dice più suggerimenti e feedback, quando scelte molto importanti, o spendi suggerimenti. Beh, facciamo lo standard, perché io ho visto il trailer, è molto bello. Il gioco è uscito nel 2013, però comunque è veramente bello ragazzi. Io volevo portarlo sul canale già da tempo, e appunto questa serie si adatta alle scelte che fai. È un po' come Until Dawn, soltanto che Until Dawn era tratto anch'esso da una storia, mentre questa è proprio tratta da un fumetto. Quindi è molto bello, carino. È carino ragazzo, però è bello, veramente bello. Vi consiglio di guardare la serie sulla TV. E adesso dedichiamoci al gameplay. Ok, episodio 1, un nuovo gioco. Potete vedere anche dalla grafica il fumetto, ragazzi. Alzo un po' il volume. Well, I reckon you didn't do it then. Che è stato messo in prigione. Perché dici così? Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Tanto che dici. And what do you say? I say yep, I know you didn't. Ah, quindi sa che non sono, però le porto lo stesso. Perfetto. Abbiamo quello che pare, usiamo aspettare un attimo. Ragazzi, sta laggando semplicemente perché sta caricando, non è il computer. I followed your case a little bit. You being a making boy and all. What do you think? Tu che ne pensi? I'm just glad I chose law and not order. Big mess of trial like that. Ah, volevo parlarvi anche che questo ovviamente si basa sugli zombie ragazzi, quindi persone... Gli zombie, dai. Non è horror al 100%, ma comunque parla dei zombie. E poi vabbè, non vi spoilerò niente se non c'è gusto di giocare. You teach there long? Going on the sixth year. You meet your wife in Athens? Sembra un professore, non vorrei inventarmi le cose, ma... You wanna know how I see it? Really. Too bad, my car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I can. Vabbè, ma non mi frega un cazzo ciò che dici, cioè. Poche parole. Quindi stai zitto. Regardless, could be you just married the wrong woman. Sì, è meglio non dirlo. Mi ha chiamato, mi spiace. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he's just wailing back there. Said it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting.
Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Quindi magari le nostre lady was innocent. Innocent? Okay. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. Vabbè, ovvio. I got another good one for you. Ah, c'è una persona in mezzo alla strada. C'è una persona in mezzo alla strada. Sì, mi dicono. Ok. Vedeva la questione estratta. Ma questo è pure mio. Hey, agente, tutto bene? Io sono ancora in marito. Usa mouse, guardate intorno, hai trovato un modo per uscire dall'auto. Beh, lo specchio indistruttibile. Era madonna. Che cazzo. Ora molti questa sera sto usando per andare avanti. Qua ci dice selezionare il 2, quindi usciamo dall'auto. Mi raccomando, fai piano. Certo, cioè, proprio piano il fatto. Bravo. Si è fatto male, mi sa. Andiamo avanti. Beh, muoviti lungo la macchina, perfetto. Prendi il fucile perché sta pieno di zombie, quindi lo dobbiamo prendere per forza. Quindi succede la gente per giù. Vabbè, grazie. Prendilo. Aia, farà male, ma prendo lo stesso. Ah, ho sentito le ossa. Sembra scarico. Forse lo è? Ah, lo appoggio di nuovo solo perché è scarico. Interessante. Perché non può trovare munizioni a terra, giustamente. Vabbè. Cioè, ragazzi, neanche per dirlo. Aia. Perfetto, quindi il fucile lo potresti prendere. C'è il coso. Ma vedi che ce l'hai scolto. Ragazzi, è normale, tanto qua stiamo in un paese ribelle. Hai il proiettile. It'll be easier to carry with these cuffs on. Officer? Avviciniamoci alla gente, raga. Dai, come on, dobbiamo fare manetta. Oh, perfetto. Prendi, prendi, veloce, togliamoci queste cose, prendi il fucile, spariamo come morto. Dai, ma qua che cazzo si fa? Porca puttana, prendi nuove le manette, dai. Più concreto adesso. Veloce, bravo. Perfetto, liberiamoci. Ok, perfetto. Raga, se larga caricamento, mi raccomando. Benissimo, stiamo con il flotto. A meno che questo intelligente non prende il fucile. Dai, veloce, prende il fucile, veloce. Il fucile, sta a sinistra. Sta a sinistra, fucile. Sta a sinistra, vai. Prendi il fucile. Come on, metti. Ma sei proprio preservativo. Dai, prendi il coso. Prendilo.
Oh, bravo. Don't make me do this! Stai fermo, rimani là, ma mo hai crepato pure, cioè. Perfetto, ora devi scappare perché gli zombie te lo metteranno nel culo. Quindi muoviamoci. Se ne scappa tra me. Perfetto. Ok, gli zombie ci stanno per stuprare in modo proprio aggressivo. Guarda, senza una gamba. Che coglione. Bravo. Ma come si fa a cadere? Cioè, ma lo vedi il cadavere? Porca puttana. Dai, scappa, scappa. Scappa, che vuole il pubblicello. Scappa! Come on. Dai, 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 corri, corri! Non è ancora la tua ora! Dai, dai! Bellissimo! Grande! Qualcuno ci ha salvato letteralmente il culo. Hello? Anybody? C'è qualcuno? C'è nessuno. Ok ragazzi, direi di stoppare qua per il momento il primo episodio, perché comunque devo vedere come va. Quindi, allora ragazzi, finiamo qua l'episodio perché non so come potrebbe andare. Mi raccomando, supportate lasciando un mi piace, commentate, condividete. Se la serie vi piace lo continuo, se no me lo dite. E porterò Dishonored, che è un altro gioco però di azione. Quindi ci vediamo alla prossima, ciao belli.